tempo nuovo di perdono, di amore e di pace. L'invocazione del Papa per il Myanmar. Francesco all'Angelus ricorda anche le sofferenze del martoriato popolo ucraino e chiede che si fermino le violenze in Perù. La fornitura di armi occidentali a Kiev porterà a un disastro globale. La minaccia che arriva dal Cremlino. A Parigi Scholz e Macron confermano l'appoggio all'Ucraina. La sosterremo fin quando sarà necessario. Forniture di gas e stabilizzazione della Libia, doppia missione in Nord Africa del governo italiano. Giorgia Meloni è arrivata nel pomeriggio in Algeria, il ministro degli esteri italiani in Egitto ha incontrato Al-Sisi. Continua ad aumentare il numero di coloro che decidono di lasciare il lavoro per scelta o per necessità, per guardare avanti rispetto alla propria occupazione e carriera o per meglio conciliare le esigenze della famiglia. Vento, pioggia e neve sull'Italia, imbiancata tutta la penisola, disagi negli spostamenti, riaperti gli impianti sciistici, domani fiocchi fino in pianura, in Emilia, Lombardia e Piemonte. 18:27 minuti e qualche secondo, benvenuti al TG2000, buonasera. Come avete sentito dai titoli, il Papa all'Angelus ha lanciato un nuovo appello per la pace, non solo per l'Ucraina, ma anche per altri paesi segnati dalla violenza come il Myanmar e il Perù. Il servizio di Paolo Fucili. Voglia Dio che finisca presto questo conflitto e si apra un tempo nuovo di perdono, di amore e di pace. Dalla finestra dell'Angelus oggi Francesco chiede preghiere per il Myanmar, pensando con dolore all'antica chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione a Chantar, incendiata 7 giorni fa per ordine della giunta militare al potere da 2 anni, a cui si contrappongono le forze di difesa popolare, e senza dimenticare la martoriata Ucraina e quel popolo che soffre tanto. No alla violenza, mai più morte, è l'appello del Papa anche per il Perù, dove nelle proteste per la destituzione il 7 dicembre dell'ex presidente Castillo, votata dal Parlamento, si contano già 54 morti. La violenza spegne la speranza di una giusta soluzione dei problemi. Domenica della Parola di Dio è la ricorrenza celebrata oggi e istituita proprio da Francesco. Che non ci succeda, ammonisce celebrando messa a San Pietro, di professare un Dio dal cuore largo, ma essere una Chiesa dal cuore stretto. Questa sarebbe, mi permetto di dirle, una maledizione. E che non ci succeda, aggiunge Bergoglio, di trascurare la Parola di Dio e l'annuncio del Regno, disperdendoci in tante attività secondarie. Ho tante discussioni secondarie. Poi all'Angelus mette in guardia dal rischio di vivere la fede a metà, senza il coraggio per seguire Cristo, di lasciare vizi e peccati, ma anche paure, calcoli egoistici, garanzie per restare al sicuro vivendo al ribasso. È come quando si abbandona il quieto vivere per aprirsi all'avventura del diventare padri e madri. È l'esempio che viene in mente al Papa. È un sacrificio. Ma basta uno sguardo ai bambini per capire che era giusto lasciare certe comodità per avere questa gioia. La guerra in Ucraina. Forniremo a Kiev fin quando sarà necessario tutto il sostegno di cui avrà bisogno. Lo ha promesso oggi il cancelliere tedesco Scholz da Parigi, dove si trovava per i 60 anni del Trattato dell'Eliseo. Sentiamo Marco Burini. Oggi sono 333 giorni di guerra, 3 volte 3, e ci vorrebbe Dante, il suo acume, per descrivere il girone infernale in cui siamo sprofondati. Non facciamo altro che raccontare di attacchi, bombardamenti, ritirate, avanzate, accerchiamenti, sfondamenti. Elenchiamo obiettivi, perdite, armamenti. Parliamo soltanto la lingua della guerra, e la diplomazia finora è servita più che altro a decidere quante e quali armi mandare a Kiev, mentre Mosca dà fondo al suo sterminato arsenale e si rifornisce dalla Corea del Nord. Chi ci rimette la pelle è il popolo ucraino, specie chi vive sulla linea del fronte. Mosca dice di aver guadagnato terreno a Zaporizhia, a Bakhmut battaglia casa per casa. I mercenari russi del gruppo Wagner sono in prima linea nel Donbass. Adesso sono loro, gli uomini di Prigozhin, a dirigere le operazioni. L'esercito ucraino rincula, resiste. C'è chi resta ferito e viene portato via dai compagni. C'è chi non tornerà più a casa. Solo tra i soldati russi, secondo gli americani, ci sarebbero 180
68.000 tra morti e feriti, una catasta di corpi sacrificati al delirio di onnipotenza di un uomo solo, sempre assecondato dal patriarca di Mosca, Kirill, che chiede alle parrocchie di mobilitarsi per l'esercito, mentre i ventriloqui del capo ringhiano. Dare armi offensive agli ucraini porterebbe al disastro globale, così il portavoce della Duma, Volodin, riferendosi ai carri armati che la Germania potrebbe fornire a Kiev. Forse una ventina nell'immediato, mentre gli inglesi hanno dato alcuni elicotteri. Oggi l'ex premier britannico Johnson è tornato a Kiev. Zelensky e la sua gente lo amano ancora tantissimo. Continueremo a fornire all'Ucraina, fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno, promettono da Parigi Macron e Scholz. In Sicilia, ora, dove dopo la cattura di Matteo Messina Denaro continuano le indagini per scoprire la rete di protezione che ha favorito la lunga latitanza del boss. Barbara Masulli. Il padrino sono io, si legge sulla calamita trovata dai carabinieri in uno dei covi di Matteo Messina Denaro. Ma ne sono stati trovati altri di magneti, perfino uno del cartone animato Mascia e Orso. E poi immagini di belve dei protagonisti del film Il Padrino, oltre Marlon Brando anche Al Pacino, e la riproduzione del celebre mercato palermitano La Vucciria. Queste sono le curiosità che vengono fuori dall'analisi degli oggetti che si trovavano nelle tane di Messina Denaro, mentre sul fronte delle indagini la novità riguarda la concessionaria in cui il capo mafia ha comprato la sua Alfa Romeo, scoperta ieri nel garage dell'autista del boss Giovanni Luppino e intestata alla madre anziana di Andrea Bonafede, il prestanome del padrino negli ultimi anni. Gli investigatori hanno identificato il titolare dell'autosalone, il nome però al momento non è stato rivelato. Lorenza Alagna, intanto figlia del capo mafia, ha smentito tramite il legale di rinnegare il padre e di rifiutare ogni contatto con lui. Su Matteo Messina Denaro è intervenuto il vescovo emerito della diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero. Non è persona che noi possiamo, per cui possiamo avere troppa pietà, perché ne ha combinate tante, ha ammazzato tanto, ha ammazzato innocenti, il bimbo. Secondo Monsignor Mogavero, visibilmente commosso, non ci sono speranze che il boss parli. Non credo che abbia voglia di parlare. Comunque ha vinto lo Stato e io spero che vinca adesso la nostra gente, che esca dalla situazione di paura, da questa cappa di piombo, e finalmente possano tutti esultare. Chissà se parla potrebbe anche svelare elementi che possono giovare a tante indagini per fare luce su tanti fatti di cronaca nera che hanno insanguinato questo territorio. La Premier Meloni è arrivata nel pomeriggio in Algeria per una visita di 2 giorni. Al centro del viaggio le forniture di gas e la stabilizzazione della Libia. Obiettivi anche della visita del ministro Tajani in Egitto. Alessio Orlandi. Rafforzare i rapporti diplomatici tra 2 paesi e fare dell'Italia un hub energetico del Mediterraneo come ponte tra Africa ed Europa. La questione energia è al centro dei colloqui che la Presidente del Consiglio Meloni avrà con il Premier e il Presidente dell'Algeria nella sua prima visita bilaterale all'estero. La 2 giorni nel paese nordafricano coincide con il ventennale del trattato di amicizia fra i 2 paesi, siglato il 27 gennaio 2003, e avviene in un momento storico particolare. Dopo la guerra in Ucraina, infatti, l'Algeria, grazie a una serie di accordi stipulati dall'ex Premier Draghi, è diventata il primo fornitore di gas naturale per il nostro paese. Si tratta di 9 miliardi di metri cubi aggiuntivi fino al 2024, di cui 3 miliardi già per quest'inverno. Non solo gas, ma anche intese su industria navale e automobilistica, su agricoltura e start-up, nei colloqui che Meloni avrà domani con il presidente algerino Tebboune, con il quale rilancerà il piano Mattei per l'Africa, ovvero la creazione di uno spazio di stabilità e crescita nei paesi del continente africano per cercare di risolvere la questione delle migrazioni. Ancora energia, ma anche stabilizzazione della Libia, lotta al terrorismo e maggiore cooperazione tra Italia ed Egitto, gli obiettivi della missione del ministro degli esteri italiano oggi al Cairo. Dopo una visita alla cattedrale copta colpita da un attentato nel 2016, Tajani ha avuto un colloquio con il presidente egiziano Al-Sisi, con cui ha affrontato anche le vicende Regeni e Zaki. Ho chiesto ancora collaborazione da parte egiziana, sia il presidente sia il ministro degli esteri mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi. Al-Shabaab, gruppo islamista alleato di Al-Qaeda, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco avvenuto nel centro di Mogadiscio, dove un veicolo carico di esplosivo si è schiantato contro un muro di un centro commerciale vicino all'ufficio del sindaco. Ancora non è chiaro quale sia il numero delle vittime.
e sono 16 le persone, tra cui diversi bambini, morte nel crollo di un edificio ad Aleppo, la seconda città della Siria. Altre 4 persone sono rimaste ferite. I soccorritori cercano altre persone scomparse tra le macerie del quartiere a maggioranza curda di Sheikh Massoud. Il crollo, avvenuto stanotte mentre i residenti dormivano, è stato causato da infiltrazioni d'acqua nelle fondamenta. 10 persone sono morte a Los Angeles nel corso di una sparatoria avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare al Luna Park di Monterey Park. Altre 10 persone sono rimaste ferite. Il killer è in fuga. Ancora nessuna informazione sul movente. Maurizio Dischino. Era iniziata la festa per salutare l'avvio dell'anno lunare, il Capodanno cinese. Doveva essere una festa di 2 giorni, ma ieri sera un uomo intorno alle 22:22 ora locale ha cominciato a sparare sulla folla ed ha macchiato di sangue la festa al Luna Park di Monterey Park, una cittadina della California a 11 km da Los Angeles, negli Stati Uniti. 10 persone sono morte sul posto. Ci sono altre 10 persone ferite portate in numerosi ospedali locali. Il sospetto è fuggito, ha dichiarato il capitano Andrew Meyer della divisione omicidi della contea di Los Angeles, il quale ha aggiunto che al momento non ci sono elementi sul movente e non sa se l'attacco abbia una matrice razzista. Avevo le cuffie accese in quel momento, ho sentito dei suoni ed ho pensato che fossero fuochi d'artificio. Poi ho capito che non era così. È scioccante che qualcosa del genere sia successa in una piccola città come la mia, ha commentato Gabriel, cittadino di Monterey Park, una comunità dove 2/3 dei residenti sono asiatici. La polizia ha riferito che un altro incidente senza vittime si è verificato ad Alhambra, a 5 km da Monterey Park, ma non sa dire se ci sia un legame tra le due situazioni. Con la strage di ieri sera a Monterey Park, negli Stati Uniti già si contano 33 sparatorie con 58 morti e 133 feriti dall'inizio dell'anno, e cioè in sole 3 settimane, come si legge sul sito internet di Gun Violence Archive, l'archivio sulla violenza armata. Sempre negli Stati Uniti nel 2022 sono stati 670 i morti in 640 sparatorie, più di un morto e una sparatoria al giorno. Inoltre le armi da fuoco in circolazione sono quasi 400 milioni su 330 milioni. Di abitanti. Gli investigatori del Dipartimento di Giustizia hanno sequestrato nuovi documenti, alcuni dei quali classificati, nella residenza del presidente Joe Biden in Delaware al termine di una perquisizione di 13 ore. Stando a quanto riferito dall'avvocato personale del presidente Bob Bauer, sono 6 documenti contrassegnati come classificati portati via dagli inquirenti. Alcuni risalgono al periodo in cui Biden era senatore, altri quando era vicepresidente. Il Brasile e l'Argentina annunceranno questa settimana l'avvio dei lavori per arrivare a una moneta comune tra i due paesi, lo riporta il Financial Times, rivelando che la valuta si chiamerà Sur, che in spagnolo significa sud. A dare l'annuncio dovrebbero essere il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez e quello del Brasile Luis Ignacio Lula da Silva. L'obiettivo è quello di rafforzare il commercio tra i due giganti del Sud America e di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense. E dopo la pandemia il fenomeno delle dimissioni dal lavoro si fa sempre più consistente. Aumenta infatti il numero di coloro che decidono di lasciare l'impiego. In 9 mesi oltre 1,5 milioni di persone hanno presentato le dimissioni. Ci spiega tutto Luigi Ferraiuolo. Aumenta vertiginosamente il numero di chi lascia il lavoro volontariamente, cioè le cosiddette grandi dimissioni. Il termine è stato coniato negli Stati Uniti per indicare chi si dimette volontariamente in seguito alla pandemia. Il fenomeno è apparso nell'estate 2021 negli USA e poi è arrivato in Europa. Nei primi 9 mesi del 2022 l'incremento in Italia è stato notevolissimo, più 22%. La stima a fine anno è di oltre 2 milioni di lavoratori che hanno dato le dimissioni. Il fenomeno delle grandi dimissioni, dall'aumento delle dimissioni che si è registrato nel 2022 è dovuto essenzialmente a 2 fattori. Da un lato il mercato del lavoro per fortuna è ripreso, l'anno scorso abbiamo avuto assunzioni, aumento e addirittura un record di occupati. E dall'altro è dovuto al fatto che la gente cambia lavoro, cerca un lavoro più dignitoso, cerca un lavoro più adatto anche alla sostenibilità. Nel 2021 il fenomeno delle grandi dimissioni ha toccato la cifra di quasi 2 milioni di persone, una crescita del 33% sul 2020.
e del 12% sul 2019. Rispetto al periodo pre-pandemia, le dimissioni volontarie sono arrivate a rappresentare il 67% delle cessazioni totali dei rapporti di lavoro. Dobbiamo contrattare sempre di più e creare le condizioni perché i posti di lavoro non siano dequalificati, non siano precari, ma si crei soprattutto una occupazione sostenibile che permetta di conciliare vita e lavoro, che soprattutto punti sulle competenze. Quello che purtroppo soffriamo ancora è che abbiamo troppi pochi posti di lavoro perché abbiamo troppe poche competenze e troppi giovani e troppi lavoratori che non vengono formati. Parliamo di pensioni che per i ragazzi appaiono sempre più un miraggio. Secondo i calcoli dell'INPS, ad esempio, i giovani di 25 anni dovranno lavorare per 46 anni uscendo dal lavoro a oltre 70 anni. Il conteggio arriva dal nuovo simulatore dell'Istituto di Previdenza denominato Pensami, che è stato appena aggiornato seguendo i criteri dell'aspettativa di vita e alla normativa previdenziale. Conti alla mano, dunque, servirà a lavorare sempre di più per arrivare alla pensione. E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato avvenuto la notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini. Il piccolo sarebbe morto schiacciato dalla madre addormentatasi durante l'allattamento. Ed è finalmente arrivato l'inverno, freddo e neve in tutta la penisola, da domani fiocchi al nord anche a quote basse, una situazione che rende felici imprenditori turistici e sciatori. Letizia Davoli. Ancora una giornata di maltempo sull'Italia con la neve che dopo aver ricoperto gli Appennini del centro-sud ieri, oggi è comparsa abbondante anche al nord. Molti disagi, soprattutto per gli automobilisti, colti impreparati dalla fitta nevicata, nonostante i ripetuti avvisi. Nel Ravennate un pullman di studenti, bloccato dalla neve, ha richiesto il soccorso delle forze dell'ordine. Fortissime raffiche di vento stanno mettendo in ginocchio la Romagna e le Marche, colpite nella notte da diverse tempeste di neve. Qui siamo a San Marino, il Monte Titano oggi è coperto da una coltre di neve molto spessa. Si spala a mano e si liberano le auto come si può, ma la nevicata non ferma gli appassionati dello sport. E non ferma nemmeno i turisti in giro per Urbino, nonostante il freddo. A pulire le strade ci pensano gli spazzaneve, ma la città resta sotto una fitta nevicata. E continua a nevicare anche sull'Appennino modenese, dove i centimetri di neve sono sopra quota 20. Per l'Emilia-Romagna è allerta arancione fino a domani. Secondo le previsioni, la quota neve potrebbe abbassarsi ancora fino alla pianura, con nevicate abbondanti già dai 300 metri. Allarme anche per possibili slavine su Alpi Appennini, Bora, Trieste, mareggiate in tutto l'Alto Adriatico. Il Mose potrebbe tornare in azione a Venezia. Ma il maltempo resta anche al sud. A Casamicciola sono state evacuate altre 400 persone. Ancora allerta su tutte le coste campane. L'ondata di gelo proseguirà per tutta la settimana, ma in un quadro di generale disagio a festeggiare sono gli appassionati dello sci. Folla a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, dove sono riaperte tutte le piste. Oggi è la giornata degli appassionati che sapevano che sopra è bella, sono salite, sci alpinismo, discesa, anche se sta aperta solo le fondali, è bellissimo. Siamo partiti presto questa mattina alle 8:30 e sì, la gente si sta riempiendo, vedo attorno a me, famiglie. Cioè, ci sono tutti, dai. Dopo come no? Sì. Finalmente. Dopo un po' di chiusure, alla fin fine pure un po' di ripartiamo. Si riparte. Meravigliose le immagini che arrivano dalla cima del Gran Sasso, neve e ghiaccio costruiscono vere opere d'arte e anche chi non scia può godere dalla vetta più alta dell'Appennino di panorami mozzafiato. A piedi, sugli sci o su quattro zampe, quella di oggi è stata per molti una domenica da ricordare. Lo sciopero dei benzinai di mercoledì e giovedì prossimi era e resta confermato. Così le principali associazioni di categoria dei gestori replicano al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che in mattinata aveva lanciato un appello a revocare la serrata che riguarderà, lo ricordiamo, anche i self-service. Ed ora con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, vi facciamo conoscere la storia di uno dei più antichi monasteri della Palestina, quello di San Gerasimo. Vediamo. Vista dall'alto appare un'oasi di pace e di verde nel deserto. Sono i due leoni in pietra sulla soglia a fornire i primi indizi della storia miracolosa di uno dei più antichi monasteri di Palestina, quello di Gerasimo, santo eremita, vissuto nel IV secolo d.C., fondatore di un monastero a cui si riferivano altri 70 eremi nella valle del Giordano. Santo taumaturgo, la cui fama legata alla speciale amicizia con un leone a cui Gerasimo guarì una zampa in cui una spina aveva fatto infezione. In cambio, il leone, ribattezzato Giordano, gli rimase fedele fino alla morte.
La tradizione racconta che Leone non era presente alla morte di Gerasimo e condotto sulla sua tomba Ruggiforte morì con lui. Era domesticato e proteggeva gli asinelli del santo eremita. È per questo che anche oggi abbiamo tanti animali, almeno 100, tra cavalli, asini, pecore, pavoni, galli e galline, spiega Andreas, che vive in una casetta accanto al monastero. Sono originario di Cipro e sono venuto la prima volta 15 anni fa per pregare per la guarigione di mia moglie. Una volta in pensione sono tornato a dare una mano ai monaci. Nei giorni in cui i cristiani ortodossi celebrano la festa del battesimo di Gesù, il via vai nel monastero, situato a pochi chilometri dalle rive del Giordano, non si interrompe mai. Si prega nell'antica grotta dove si fa memoria della fuga in Egitto e nella chiesa più recente accanto all'icona di San Gerasimo con appesi decine di ex voto. Vengo dalla Russia, prego per la salute dei miei cari e per la fine della guerra, dice Natasha. Dora viene dall'Ucraina e l'intenzione è la stessa. La guida ci ha raccontato la storia straordinaria di questo luogo, ci dice, dei miracoli di San Gerasimo. E la mia prima preghiera è per la pace. È tutto, ora il meteo e poi la rubrica culturale Il Tornasole. Prossimo appuntamento alle 20:30. Arrivederci.